essere l'uomo più ricercato del settore. Non sei così difficile da trovare. Dovevo vederlo con i miei occhi. Il piccolo Jimmy Raynor, l'eroe del popolo. Tychus Finley. Bella tuta. Meglio essere pronti. Sapevo che ti avevano messo al fresco. Ergastolo. Cos'è? Sei uscito per buona condotta? Esatto, vecchio mio. Ora sono un cittadino modello. E a che cosa devo il piacere? Ho un'amichevole proposta d'affari per te. Sai che cosa ci fanno da queste parti quelli del dominio? Scommetto che stai per dirmelo. Scavano alla ricerca di artefatti alieni. È la nuova mania del tuo amico Mengsk. Ma ho un contatto che pagherebbe una bella cifra per ogni artefatto che noi liberiamo dal dominio. Immagino che non posso rifiutare. Vero, Tychus? Allora siamo soci. 60-40. 70-30. O niente. Sembra di essere ai vecchi tempi. I vecchi tempi. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Useless Video Gamers Italia. E a questo giro mi occuperò del secondo capitolo di StarCraft 2. Iniziamo con lo spegnere subito la jukebox, se no non riesco a sentirmi nemmeno io. Ah, l'ombelico del cosmo, sono quasi tentato di ascoltarlo. Ecco fatto. Ora, avrete notato che ci sono dei dialoghi da affrontare. Alla fine di ogni capitolo sarà possibile, all'inizio di ogni capitolo a dirla tutta, sarà possibile conversare con i personaggi per sentire cosa hanno da dire e con dialoghi utili ai fini della trama. Iniziamo subito dal gigante Tychus. Pronti? Via! Scusa la curiosità, ma come hai fatto a uscire? Sono scappato dal mio cryo freezer mentre mi trasferivano a New Folsom. Credo di aver ucciso almeno 10 guardie a mani nude. Certo, questa l'ho già sentita. Però stavolta hai tralasciato la parte in cui cammini sull'acqua e rapisci la figlia del secondino. Non fare il superiore con me, bello. Mentre ero via, ho sentito che eri diventato un vero paladino della libertà. Che ti è successo, Jimmy? Combattere per la verità e la giustizia è troppo pesante per te. Non mi sono ancora arreso, Tychus. E te lo prometto. In un modo o nell'altro, Mengsk la pagherà cara. Bene, vediamo adesso il notiziario, cosa ha da dirci. C'è anche, sì, un notiziario che ci tiene aggiornati sulle imprese del caro Raynor e su altre cose, in tempo più o meno reale. Vi parla Donny Vermillion, in diretta dallo studio UNN su Coral. Abbiamo una notizia dell'ultima ora per voi. Passiamo la linea alla nostra Kate Lockwell, sul pianeta periferico di Mar-Sara. Kate? Grazie, Donny. Il ribelle Jim Raynor è tornato alla grande. Ha attaccato un deposito del dominio vicino alla stazione Backwater, impadronendosi delle armi e distribuendole alla popolazione locale. Kate, scommetto che la popolazione sarà piuttosto nervosa ad avere un famigerato fuorilegge in zona. A dire il vero, Donny, le persone con cui ho parlato sembravano incoraggiate. Grazie, Kate. L'avete sentito prima da noi. Jim Raynor terrorizza la popolazione di Mar-Sara. Dopo l'interruzione, i vostri figli usano Steampunk? Continua a parlare, amico. Ho appena cominciato. Abbiamo anche dei fogli extra. Cosa abbiamo qui? Kerrigan. Kerrigan è un personaggio di cui sentiremo molto parlare più avanti e che, vabbè, i veterani conoscono bene. Vediamo. Sara, alle volte penso che sarebbe stato meglio se fossi morta allora.
mentre l'ultimo dialogo è quello del Viking. Vediamo. Sembra roba recente. È opera tua, Jimmy. La gente di questa zona è pronta a ribellarsi a Mengsk. Ha solo bisogno di una spinta. Allora hai ancora a cuore questa rivoluzione. Tutti hanno bisogno di un hobby, Tychos. Bene. Bene, finiti i dialoghi di sostegno, passiamo subito alla missione. Vediamo in cosa consiste. Grazie alle sue azioni, ora Marsara è in aperto conflitto con Arturus Mengsk. L'ex galeotto Tychos Finlay ci ha rivelato che il dominio è venuto su Marsara per estrarre dal suolo un artefatto alieno. Recuperando l'artefatto, sferreremmo un ulteriore colpo al dominio. Inoltre, vendendolo al misterioso contatto di Finlay, potremmo ottenere dei fondi. Bene. Ora si può notare come è possibile in questa missione. In alto a sinistra c'è scritto ricompensa crediti 45.000. Ogni volta da questa missione in avanti, ogni volta che ne completeremo una, otterremo dei crediti che ci serviranno per il potenziamento delle unità. In modalità difficili soprattutto, potenziare le unità ci servirà veramente parecchio. Mentre qui a destra possiamo notare come ci sia il medico come nuova unità disponibile da questa missione in avanti. Da questa missione in avanti sarà possibile crearlo, appunto. Iniziamo subito. Ops. Questo vecchio avamposto non mi sembra niente di speciale. Sta all'occhio, figliolo. Gli ingegneri del dominio hanno scavato qui per mesi. Vedi quella gru? Si preparano a trasferire l'artefatto che hanno recuperato. Che mi venga un... Visto, devi avere un po' più di fiducia, Jimmy. Va bene, è ora di dare una bella svegliata al dominio. Distruggiamo la base e trasciniamo quel gioiellino fuori da qui. Ecco, stavo per aggiungere. Questa missione è anche abbastanza breve, se è fatta come si deve. Io però mi soffermerò parecchio nella spiegazione di determinate cose, perché adesso le cose si faranno leggermente più articolate, ma neanche di troppo. Vediamo. È già finito di caricarsi, è abbastanza più veloce del solito. Bene, iniziamo subito. Dunque, vediamo cosa ha da dire il buon Raynor e poi iniziamo. Serviranno molti più marine per occupare l'avamposto del dominio. Addestrali alla caserma. Visto che ci siamo, qualche SCV in più velocizzerà l'estrazione dei minerali. Addestrali al centro di comando. Bene. Il centro di comando, eccolo qui. Il centro di comando permette la costruzione degli SCV, che sono queste unità biologiche che permettono l'estrazione dei minerali. I minerali vengono portati al centro di comando e sono utili per costruire nuove unità, come appunto gli stessi SCV oppure i Marines che vedete là sopra. Il numero di unità all'inizio è limitato, quindi noi per aumentarlo dobbiamo costruire dei depositi. Ecco, costruiamo dei depositi in questo modo. E se ci fate caso, c'è una barra in alto a destra, c'è scritto 18-19 su questa barra. E sì, vabbè, c'è l'icona del deposito. Completato un deposito, sarà possibile costruire più unità. Altri depositi. Ecco, appunto, sono necessari altri depositi. Noi costruiamo questo e adesso, ecco, possiamo arrivare a 27 unità. Dunque, costruiamo un altro deposito qui. Ora, per avere i medici, per costruire i medici è necessario costruire una raffineria, perché la raffineria contiene permette la raccolta del vespene. Il vespene serve per costruire i medici. Quindi, ecco, costruiamo altri depositi. Ops, l'ho lasciato appeso, poverino. Ecco qua. Ecco fatto. Costruiamo anche altri SCV per sicurezza.
e qualche marine in più. Ecco fatto. Ora, ecco una raffineria. Nella raffineria è possibile usare, far lavorare fino a 3 SCV. Ecco fatto. Adesso velocizzeremo di parecchio la raccolta del Vespene. Una volta ottenuto abbastanza Vespene, sarà possibile fare una cosa buona e giusta, come la costruzione del modulo tecnologico che permette di costruire il medico. Costruiamo un'altra caserma, così possiamo costruire Marines al doppio della velocità. Marines e medici insieme. Vedete? Il medico non è selezionabile. Eccolo qua, non è selezionabile. Se però costruisco il modulo tecnologico, poi sarà possibile usarlo. Quindi adesso mi facciamo così. Ecco qua, in costruzione. Nel frattempo, sarebbe cosa. Ecco fatto, il dominio ci ha mandato dei marines nemici, ma ce li siamo inculati molto facilmente. Nel frattempo Ampliamento io. completato. Ah, ecco fatto. Bene, adesso è possibile costruire medici. Mettiamoli subito in produzione. Questo SCP, una volta che ha finito la caserma, lo mandiamo subito a lavorare. Lo rimettiamo al lavoro. Dunque, ecco qua. Non c'è bisogno di costruire un altro modulo tecnologico. Quindi costruiamo altri Marines, qualche medico e poi partiamo subito. Questi depositi sono anche troppi per questa missione, ma per una vittoria sicura, per dei dilettanti, tante unità possono essere utili. Quindi, un altro medico, un altro marino. Ok, tempo di finire questi e partiamo. È anche possibile chiuderli, tra virgolette, i depositi, li selezioniamo e poi. Ecco fatto. Così non sono d'intralcio. I Terran sono molto. Oh, attenzione! Bene, così non ci staranno alle costole. Vai, la gente ha bisogno del nostro aiuto. Non la lasceremo. Queste unità gialle, neutrali, solitamente sono nostri alleati che aspettano di unirsi a noi. Andiamo a salvarli il prima possibile. Ecco, abbiamo creato abbastanza unità. Io posso affidare le caserme al pulsante 1 della tastiera, premendo CTRL e poi il pulsante 1, appunto. Ecco, qua ho affidato il marine, invece no, devo affidare le caserme. Ecco fatto. Ora, muoviamo i Marines e andiamo. Dunque, avrei potuto ottenere molti più materiali salendo qua sopra e raccogliendoli dai bancali, eccoli qua, che sono materiali abbandonati fondamentalmente. Qui sopra ce ne sono degli altri. Quest'unità speciale, vabbè, speciale, è un'unità mercenaria, è un marino mercenario. È più forte di un comune marine. Ed è anche più figo, a dirla tutta. Ecco fatto, andiamo. Andiamo a salvare i ribelli. Altri Marines del dominio. Ecco fatto. Vedete i medici come curano le unità danneggiate? Fanno subito. Ecco fatto. Bene, siamo quasi arrivati. Andiamo a salvarli. Ecco fatto. Un'unità del cerchio. Non ci sono unità, mannaggia. Eccoci arrivati. Salviamo i ribelli. Spero che ne valga la pena. Prendiamo i bancali di Siete gas. una gioia per gli occhi. Siamo con voi. Diteci dove andare. Benvenuti a bordo, ragazzi. Prendete il dominio, calci in culo! Reynor è il migliore. Il dominio può andare all'inferno. Il dominio può andare all'inferno. Garantito. Ce la mandiamo Come noi ragazzi di all'inferno. Reynor! Eccone altri. Ora possiamo selezionare una caserma e un'unità in modo che le unità create vadano a seguire questa unità e ci raggiungano immediatamente. Oppure facciamo lo stesso con le altre caserme. Facciamo così, 5 medici e 5 marines. Facciamo in modo che vadano da questo marine.
così ci raggiungeranno all'istante. Continuiamo, siamo quasi arrivati. Sono andati di là! Seguiamoli, andiamo di là. Attenzione, Helion del Dominio in avvicinamento. Ecco il dottore. Chi è che vuole prendermi? Dunque, gli Helion sono unità meccaniche che sputano fuoco. Il fuoco è super efficace contro le unità in carne ed ossa, quindi bisogna distruggerli il prima possibile. Quello è un bunker. I bunker sono pieni di Marines. Ce ne sono più o meno 5. 4, volevo dire, nei bunker standard. Distruggiamolo subito perché può darci un sacco di problemi. Un sacco, ce ne può dare abbastanza. Ecco fatto. Ecco fatto. Una volta distrutta la struttura. Con quel bunker, Jimmy, con i tuoi uomini e la mia abilità, faremo grandi cose. Con l'abilità di Tychus che non ha fatto niente. Eccoli. Quelli che arrivano, però non ce la possono fare, sono in minoranza. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ecco, siamo arrivati alla base. Fidandoci di avere al pulsante 2 selezioniamo l'esercito, così possiamo comandarlo facilmente. Ecco, gli SCV che non ve l'avevo detto, ma possono riparare le strutture danneggiate. Questo è un lanciafiamme mercenario. Vabbè, l'abbiamo distrutto subito, per fortuna. Ci sono anche lanciafiamme normali che sarà possibile utilizzare più avanti. Mamma mia, quanta resistenza, eh. Niente male per un esercito così debole, insomma. Ecco qua. Il grosso delle truppe è stato sconfitto. Dobbiamo solo distruggere le strutture per concludere il livello. Meglio, distruggiamolo. Ecco qua. Prima che costruiscano altre unità. Ecco qua. I SCV cercano di riparare le strutture, ma non farebbero mai in tempo. Sono rimasto bloccato, poverino. Ecco qua. Bene, abbiamo distrutto anche la base principale. Un consiglio che vi do quando attaccate una base nemica è di uccidere, se possibile ovviamente, prima gli SCV, in modo da tagliare la produzione. È molto, molto utile per voi, è molto irritante per il nemico perché deve ricostruire tutto da capo. L'ultima resistenza, distruggiamoli. Ecco fatto. Distruggiamo anche questo e abbiamo finito. Ecco fatto. Accesso ai comandi della gru. Decodifica dei comandi manuali in corso. Gru sotto controllo. Ottimo. Ora tiriamo su quel coso e togliamo le tende. Bene, bene, bene. Reperto ottenuto. Sì, devo dire che è andata abbastanza bene. Ci abbiamo messo una dozzina di minuti. Io sono stato lentissimo per i motivi che vi ho già detto. Beh, che dire, io come al solito voglio ricordarvi di mettere mi piace, di commentare, di condividere. Commenti negativi, positivi, critiche costruttive possibilmente, che a noi fa piacere ascoltare. Ovviamente non mi chiedete di mettere la grafica a livello altissimo, perché il mio computer non ce la farebbe e laggerebbe di brutto, proprio di brutto. Detto questo, qui è Scad da Useless Video Gamers Italia, e come al solito, statemi buono.